Ma direi che sì, per una volta sembra che il percorso della transatlantica sia abbastanza classico e quindi con un'alta pressione ben stabilita appena nord-ovest di Lanzarote, che ci darà un bel aliseo, speriamo, fino all'arrivo. Quindi siamo tutti contenti perché sarà una regata in poppa, veloce, dove sicuramente ci sarà da divertirsi. I nostri concorrenti sono super agguerriti, c'è Loic su Zulu, che è l'ex Power Play, e c'è Brian su quello che una volta era Fedo, oggi si chiama Snowflakes. Ovviamente sono equipaggi di super professionisti che raramente sbagliano qualche scelta e quindi sarà super combattuta e vedremo la fine.